E salve a tutti, gente, qua Cinghia che parla su Wii con un nuovo episodio di CB Robo Park Patrol. Nella scorsa puntata abbiamo fatto un paio di cose. All'inizio abbiamo preso una gomma da masticare per Bull, poi abbiamo fatto i lavori e sono crepati tutti i nostri amici. Poi abbiamo visto alcuni segmenti della storia nel mentre che velocizzavo la lavorazione del parco. Infatti il miglior risultato che abbiamo ottenuto è questo. Metà parco fatto. Ci siamo arrivati quasi a 700 fiori. Quindi è un buon totale. Ora aspettiamo che il giorno arrivi e poi quello che faremo è andare in città a prendere altri tre nuovi amici. Il fatto che si è crepati tutti e tre è buono per resettare un po' la cosa, così è più facile trovare amici nuovi che vecchi. Ora. Infatti comunque siamo a metà storia, tanto per dire. Tanto per, anche se non serve nell'area verde, ma va bene. Tra l'altro, facendo pressoché tutta area verde senza mai mettere nulla nel parco, mi ha fatto notare. Chat, posso devo usare per forza la batteria che ho appena comprato? Che comunque. Che volevo dire? Sì, si guadagna molto. Ti ritorna molto. Ho iniziato la scorsa puntata con 60.000 Watt e sono ritornato con 70.000, diciamo 10.000 in più, quindi è ottimo. Ora chat, devo usare per forza la mia cavolo di batteria. Bene, hai 9 secondi, chat. Irresponsabile che sei. Oh, siamo a tarda notte. Muoviti, chat. No, eh? Che bello. Oh, grazie. Vediamo quanti secondi. 4 secondi dalla morte. Grazie, chat. E ormai di visitatori alla volta ne abbiamo un sacco. 60, siamo arrivati ai 60. Già, questo è lo stesso giorno in cui sono arrivati ben tre smuggler giganti dati da Mister Agente Smuggler. Alla volta, però va bene. Buongiorno CB Robo. Hai avuto 60 visitatori questo giorno? Va bene. Ok, allora. Facciamo iniziare questi punti cuore in what? Poi tra l'altro, mentre velocizzavo, sono riuscito a fare il mio record di combo, tipo 32 di combo di fiori, infatti. E una certa continuava a darti 10 punti cuore per ogni fiore che facevi. Ok. Vediamo quanti fiori hai raccolto. Non credo di essere arrivato a 600. 700 vuol dire, però ok. Grazie. E un fiore, va bene. Vuoi salvare? No. Ok, allora. Facciamo diventare. Va bene. Si va in città, ti prego, dimmi. Smuggling. Yay! Ok. Vediamo. Devo puntare su qualcuno che mi dia una combinazione. La cosa perfetta sarebbero trovare la signora Albero, Tampa e Chasey. Loro tre sarebbero perfetti. E grazie, il gioco si prende in giro di me, dato che la gomma da masticare non la trovavo mai. Adesso non serve più. In questa zona cosa si poteva trovare? Qua si trovava Bull e dobbiamo comunque trovarlo per continuare la sua storia, però. Ci sarà Frank Hurst da liberare? Cioè, mi piace come personaggio, però abbiamo già fatto tutto con lui. Saranno tutti davanti ai negozi.
meglio perché sia Chasey che Tampa si trovano lì, di solito. E l'abbiamo trovato. Eccolo lì, un po' più diverso dal solito. Oh, oh, cosa? Ehi, piccoletto! Riesci a vedermi? Non è vero? Sembro ancora come un pane? No. Davvero? Dimmelo! Riesci davvero a vedere dei colori in me? Oh, piccoletto, sono così felice. Ed è tutto grazie a te. Sembrerebbe che il mio lungo metà tempo è finalmente finito. E ora posso finalmente calciare il quarto della mia vita. Io andrò per quel gioco e lo vincerò. Touchdown, vuoi dire andrò in quel gioco e vincerò touchdown. E non hanno ancora ritirato il mio numero ancora, non vedi? Sembra quasi che mi ammiri. Con felicità. Grazie mille, piccoletto. Tieni questo come segno della mia gratitudine. La statua di Bull. Cartridge. Ci vediamo dopo, piccoletto. Ci vediamo nel retro. In preparazione. Bene, abbiamo risolto la bitricosa. E le skill di Bull si sono alzate. E anche lo sticker di Bull, bene. Potrebbe essere l'ondata di troviamo tutti quelli che ormai si sono sistemati. Quindi anche la signora Albero, forse. Non l'ho mai più ritrovata. Dove cavolo è finita quella lì? È stata disertata. Un altro. Sono tutti nel retro, quindi Tampa si può trovare qui volendo. Sì. Non servi più, Frank. Anche se adesso ho ben due amici ben fatti, insomma. E ricaricato. Bonjour, Monsieur Robot. C'est parti per la giornata, merci. Devi dirmi qualcosa, Monsieur Robot? No. Quindi solo qualcosa che ami come la libertà, le caramelle. Ma non intendo il cioccolato. Beh, allora... Sì, ne abbiamo trovati già duri quelli, però vabbè. Gli altri due scatoloni, se non sbaglio qui si può trovare solamente Tampa, quindi... Che esso sia. Un'altra foglia, ce l'abbiamo già una per la signora Albero quando la incontriamo. Dove cavolo è? Oh! Lei non la devo far morire. Devo incontrare Tampa prima di farla crepare. Finalmente però. E ricaricato. Da una vita che non ci vediamo. Oh, è storia effettivamente. Quando?
Ciao, ciao, Chase è qui. Sono rosa nel fuori, ma blu nell'interno. Perché classico, sono... È solo un altro modo di dire correre giù, non è vero? Ricordo quando ero un nuovo modello nello scaffale. Ora guardami, potrei anche dire vroom, ma è come se dicessi una totale bugia. Pupu, è come se fosse... Ma aspetta qui, Cibirobo. Mi tirerò su. In qualche giorno potrò fare vroom, vroom di nuovo. Per davvero. Ad ogni modo. Grazie per la ricarica. La la la. Yo man. Vuoi prendere qualche hamburger e portarlo in giro? Ups. Volevo solo dire... cioè, volevo dire... probabilmente camminerò soltanto. Perché camminare è eccitante, lo sai, vero? Man, quella macchina davvero non sembra... non sembra che potrebbe dare da 0 a 60 mai. L'hai sentito? Aspetta e spera, stupida scimmia. Appena mi rimetterò in forma, mangerò la mia polvere. Bibi, bubu, ciao. Per ora. E Chase è di nuovo con noi. Beh, almeno abbiamo proseguito con due storie. Una conclusa e l'altra andata. Ok, ora possiamo ritornare al parco e farli un po' lavorare. Chase la farò lavorare una volta e per sicurezza non la farò lavorare poi più. Bisogna di tampa. Tampa, sei te il necessario. Non puoi curvare quando sei attaccato al coso. Ok. Anzi, ricarichina. Vai. Perlomeno non abbiamo più incontrato i soliti. Certo, Frank Russell l'avrei anche evitato, però non si può. Se lo trovi, rimarrà lui lì. Ci sono sempre solo tre personaggi caricati allo stesso tempo. Sì, facciamoli subito lavorare. Oh! Ti ho visto te con quella cartuccia cibi. Le cartucce vanno nel reader. La statua di Boo. E 10 visitatori in più. Ok. Andiamo su Perk Project. Abbiamo anche sbloccato tipo altre due cose nel mentre facevamo la scorsa puntata. Quindi è ora di fare un po' di lavoro. Non solo per quanto riguarda il terreno, perché terreno effettivamente abbiamo solo questo in questa zona. Quindi un terreno magari lo faccio. Direi di fare questo che va tanti fiori. Facciamo fare a Chase quello da una cosa, perché gli altri possono fare più cose. Ok. Ora, qui avevamo cose. Tutte e tre hanno cose. Qua cosa aveva di nuovo? Il cannone ce l'abbiamo già, ma possiamo metterne più di uno.
Questo è diverso. È una panchina diversa. Probabilmente la stessa cosa, ma ti fa arrivare verso l'alto. Vabbè, qualcosa. Prendiamolo. Rastak, non ho ancora capito perché adesso non posso più mettere roba su alcune di queste zone. Perché è triste, non riesco. Sta cosa mi turba. Vabbè. Te rimani sempre con solo 3 roulotte. Triste. Però almeno puoi prendere il bonus. Sì, un altro. Perché se non sbaglio l'altra cosa era che c'era, non questo, questo qua, fontanella per bere. Via. E ne posso mettere più di una, immagino. Una la metterei qui. Non ho spazio per lavorare. Non me lo fa fare. Vieni. A flat field first. Ah! Non lo posso mettere dove c'è terreno. Ho bisogno di un terreno piatto prima. Però perché alcune cose posso? È strano con il vostro consideramento, però. Giusto per abbellire un po'. Quindi i terreni devono essere piatti. Capito, vabbè. Sì, sì, è il lavoro. Lei su con la macchina poi. Una macchina su una macchina, vai. Grazie per aver aspettato. Ehi, piccoletto. Guarda questa bellissima fontana. Beh, non è niente. Sei adesso di grado maggiore, amico. Merci, grazie per aver aspettato. Bonjour, Mister Lupo. Oggi ho completato il trick bar, va bene. Beh, allora. Tene. Ehi, ciao, Bibi. Guarda qua come ho interrato sta zona. Tete. Quindi... ecco qua un piccolo consiglio per te, piccolo robottino. Se crei una stringa, intende un fiume. Ok, ho sentito che i fiori blu cresceranno naturalmente. Quindi, bibi, bubu, ciao per ora. Bene. Da prossima in poi dovrò far lavorare solo Frank Earth e Bull. E il punto è che loro sono di grado maggiore, quindi ci vorrà un po' prima che avranno smaltiti. Nulla mi vieta di farlo subito, però. Aspettiamo almeno che vada via un giorno. Allora, la zona nuova era lì dal fiume, dove stranamente sono comparsi più di 3 smoglob vicini, quindi un po' mi spaventa la zona, ma c'erano tanti fiori. Ecco perché l'ho fatto. Via. Ecco qua. Grazie.
Tu sei in questa zona, vero? Sì. Chissà se riesco a far diventare verde la zona prima che Chat mi chiami. Lei chiama sempre nei momenti meno opportuni. Qua ho un sacco di fiori bianchi però. E anche qui è una zona di soli fiori blu. Tantini, eh. Madonna! Grazie. Non mi dovrei più stupire dopo la scorsa puntata in cui ho fatto un sacco di fiori. Ma serviva una puntata così. Forse ne farò un'altra, non subito, ma comunque. Forse anche a fine, dopo la storia, perché ripeto. Non è completare il parco che fa andare avanti la storia, è arrivare a 999 di fiori. Quello è il limite, e ci siamo neanche troppo lontani. Dopo sta giornata arriveremo a 700, mi sa. Quindi altri 300 fiori, e non sono tanti, ripeto. 300 fiori credo che sia il numero che abbiamo fatto con la scorsa puntata. E possiamo dire che la scorsa puntata contava come 4. Tanto per dare un collegamento. Voilà. Ah, giusto, alla fine della scorsa puntata mi ero lamentato di una zona. Che questa zona qui non ero riuscito a farla perché non ci sono fiori. Non ci sono boccelli da far crescere e non ci sono fiori bianchi, sono tutti colorati. Vediamo se è cresciuto qualche fiore naturalmente o no. Tanto la zona è vicina. Se no in questo modo non posso andare avanti. Perché anche nelle vicinanze qui sono tutti colorati i fiori. C'è questi, ok. Qualche fiore è cresciuto e c'è un fiore bianco. Ecco, visto? A volte crescono naturalmente. Ok, un buon inizio. Facciamolo meglio qua. Ok, 100 era quello che volevo. Dai, crescete, crescete, crescete! Mi lascio crescere. Vabbè, punti cuore, però almeno mi servono fiori. Benone. Giornata 36, siamo arrivati a 700, vero? In cui forse sblocchiamo una cartuccia? Ormai le cose avvengono solo da 100 in 100. E dai, pianta la cetta. Voilà, siamo a 72. Buono, buono. Non devo quasi più fare il trick dei fiori. Bella. Il tuo fondatore di fiori è passato da 777 a 709. Oh sì! Cibiroba, ora che sei arrivato a 700 fiori, senti, direi di poter più che questo. Vai a guardare nella sezione CB Gear del CBPC. La Sigfusoft ti ha inviato un nuovo item. Che tipo di oggetto sarà? Sono così eccitata, non sono nel circuito. Ad ogni modo ci provo, vuoi salvare? No. Ok, allora. Facciamo diventare questi bellissimi fiori. Ok, vabbè. Quello che è. Yay. Batteria, ok, dammi qua. Consumiamo un po' di cose. Eccola qua. È grossa quasi quanto la giga pila di giga robo.
500. Ottimo, 100 in più non fanno mai male. Vai con lavorazione dei treni, ne faremo due perché lasciamo in pace lei. Sì, chiudiamo. Guarda co come sta venendo bello verde. Ok, va bene. No, vorrei capire se effettivamente è possibile che facciano più terreni o se il terreno è sempre solo una limitazione. E dai, per uno. Ma va quel paese. Tristissima la musica poi. Vabbè, exit, basta. Vediamo qua. Quanto mi segnali? Heavy. Ok, è il massimo. Però ogni volta adesso non si capisce più se è per gli small glob o tanti piccoli smogling. All'attacco! Giro a lavorare. Ma sì, saltiamo adesso. E nessuno è morto, bene. Dove siete? Oh no, siete nelle zone nuove. Bene. Però siete quelli piccoli comunque. Avevo detto anche la scorsa puntata di aver imparato che effettivamente i smogli mangiano roba. Non ho capito ancora come, però. Potete lanciarli, non lo so neanche se questo è il giusto metodo, ma il cibo in qualche modo loro lo mangiano e danno roba. Possono rilasciare anche cartucce. Ciao. Vabbè, non ho cibo adesso, se non a meno che non apprezzate le foglie, ma dubito. Ah, non stavate neanche infettando quello in cui eravate in tondo. Perché balli, amico? Oh. Ah, ho appena finito. Ah, ne lancerà tutti adesso. Ok, almeno così sarà finita la zona. Dov'è che li hai lanciati? Dove sono? Devo lasciare un attimo caricare? LOL, ma chi cavolo li aveva visti? Anche lì, l'animazione ha fatto vedere che ne ha lanciati tipo 6. Dove sono gli altri? Ah, sono lì. Si sono separati alla velocità della luce. E addio, che testa di rapa. Esseri pallosi, dove siete? Ok. Oh, belli schiacciarli così. Dove sei? Senti, danneggiami. Tanto scompari quando lo fai. Ecco. Sì, perdo punti cuore, vabbè. Sono qua, eccoli qua. Fatto. La bici? Non l'ho fatta apposta, ma. Yay! Ha una buona musica almeno la bici.
C'era l'altra zona che però volevo continuare. Bene, i fiori sono rimasti cresciuti, vero? Non è che sono scomparsi. A volte mi sembra che scompaiono i fiori che crescono dopo il richiamo di Chet. Abbiamo raggiunto la mezz'ora. Vabbè, finiamo sta giornata. Erano tutti qui? C'è una buona zona di fiori? Quella là. Ecco, questa sembra una buona zona. Spediscono tutti indietro dove ci sono le zone verdi. Ecco qual è forse il problema di fare una zona marrone in mezzo a tutte le zone verdi. Molti fiori sprecati. Guarda, tutto qui. Siamo seri. Vabbè. Almeno ci sono un bel po' di fiori bianchi. Ora non hai scuse. Altri, eccoli qua. Oh, perfetto. Così abbiamo una buona zona verde. Tutta per noi. Che bello. Così, guarda, non... siamo quasi a quel momento in cui possiamo vedere quasi tutto verde. Manca un unico blocco. Perché quello si avveri. E lo iniziamo oggi, poi appena ci chiama, finiamo l'episodio. Non lo usiamo quasi mai. Non l'ho fatta apposta stavolta però. Niente. Stai buono. Chat, tu sai quando richiamarmi, no? Giusto, giusto, sotto i 10. Non lo dovrei fare, ma vai con la radio. Non so mai quando si può prendere 100 in quella musica. Bene, c'è. Ok. Grandi il numero 70? Guarda lì. Quanti fiori mi avete ammazzato? Uno, credo.
5? Ma va quel paese. Sì, buongiorno, c'è. 70 visitatori nel parco. Vuoi vedere il risultato di Fiore ormai? I Watt non li considero quasi neanche più. Vediamo il tuo contatore di fiori che hai piantato finora. 42, quasi 50. Sad. E 5 fiori sono morti. Nope. Bene. E andremo avanti nella prossima puntata, perché comunque... Sì, grazie all'arme. Qua è tutto, noi ci alla prossima. Grazie per aver seguito questo episodio. Se è piaciuto lasciate un like. E... arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao.